amici di L'Esport Academy, un saluto da Leo Talusi e benvenuti al Doria, questa uscita 15 Udinese, gara valevole per la Magnum Cup. Battuta che arriva, De Vitt la piazza, la blocca Nuzzo, quasi aspettandola lì. Battuta addirittura verso la porta, deve respingere Terrasi con una sorta di smanacciata, si oppone bene. Altra battuta verso la porta e questa volta non può nulla Terrasi, l'Udinese va in vantaggio, è una punizione meravigliosa, bellissima, che va dritta, dritta, sotto l'incrocio per l'1-0 bianconero. Possesso uscita 15 con Emili che non ha lo spazio per sparare e allora deve circumnavigare l'area di rigore. Buono il controllo di De Vitt, siamo al limite dell'area di rigore. Appoggio dietro e miracolo di Nuzzo che si distende verso il secondo palo dopo la botta di Di Matteo e calcio d'angolo. Corner battuto e la palla in porta per il gol dell'1-1. Una traiettoria fortunosa, credo abbia segnato Emili forse, oppure addirittura De Vitt. Sarà materiale da replay. 1-1 però il risultato. La battuta del corner è direttamente in porta e deve fare un miracolo Terrasi letteralmente per allontanare. È rimessa laterale già battuta di Terrasi che non arriva nemmeno sul pallone perché anticipato da un suo difensore. Altro pallone sbagliato, questa volta sempre regalato a Bozzoni che va impreciso e Jody Emili intercetta e può provare a far partire il contropiede dei ragazzi in maglia nera. Servito di Matteo, c'è De Vitt lì davanti, attenzione, poi il pallone è servito verso Candido per il gol del 2-1, la rimonta dell'uscita 15, illuminante palla di Di Matteo per il gol del 2-1 di Candido. Occhio al lavoro di Somma che adesso c'è, la lascia a Bozzoni che carica il sinistro. Ancora Terrasi gli deve dire di no. È Bozzoni show al Doria. Nel rimpallo poi giocata da urlo di De Vitt. Una sorta di ruleta per andar via al suo avversario. All'ultimo però ha trovato una contrattura. Attenzione a De Vitt, buono il controllo. De Vitt una finta, poi col tacco lo scarico. Candido, porta vuota. Questo è un gol bellissimo dell'uscita 15. Meraviglioso nel modo in cui è stato confezionato. Si rinnova l'asse tra De Vitt e Candido come nelle scorse giornate. 3-1 dell'uscita 15. Beffa Bozzoni, allarga tutto, l'Udinese adesso deve cercare di rimettersi in carreggiata, rimontata da 0-1 a 3-1, imbucata perfetta in area di rigore, l'ha già riaperta l'Udinese con il gol del 3-2, tutto troppo facile da solo davanti a Terrasi che questa volta non può nulla per il gol del 2-3. Parte Bozzoni, questa volta colpisce la barriera che rischia di regalare un assist all'Udinese, non in questo caso perché è stata pronta la risposta dei ragazzi in maglia nera. Altro lancio lungo alla ricerca di Palaia che la controlla, la mette giù bene, non c'è più tempo però per il direttore di gara per ulteriori azioni. Si chiude sul punteggio di uscita 15-3, Udinese 2, la prima frazione, e allora noi ci sentiamo fra poco. Si ricomincia con questa conclusione verso la porta, smorzata quasi da pallavolista col bagger da Nuzzo. Occhio al possibile contropiede dell'Udinese con Bozzoni che deve sterzare e controsterzare, ce la fa. Poi però sbaglia il tocco forse più semplice, altro pallone che viene rimpallato. Udinese allora in possesso con Paoletti che deve andare via. Paoletti ce la fa col fisico, trovando Terrasi però in ottima posizione. Occhio al pallone deviato, De Vitt lo controlla, De Vitt di Nuzzo era quasi fuori dai pali, l'aveva visto De Vitt, ma ha sfiorato soltanto il palo. Uscirà allora, si potrà effettuare il time out. Masci la controlla con Palaia che stava arrivando. Anche Jody Emili in pressione, lo stesso fa il suo compagno Candido dell'uscita 15. Pallone ancora proprio per lui. Candido una finta, c'è dall'altra parte De Vitt che insegue. Di Matteo si fa ingolosire dal destro. La risposta col polso, credo, di Nuzzo che si distende e mette in corner. Pallone controllato da
Di Matteo, De Vit, occhio al destro di De Vit, precisissimo all'angolino, wow, un gran gol per il 4-2, De Vit strepitoso. Altro corner, questa volta finisce direttamente da Terrasi, attenzione alla possibilità di contropiede, c'è Nuzzi fuori dai pali e allora De Vit prova a scavalcarlo e prende la parte alta della traversa, occasionissima per un altro Eurogol del 9 in maglia nera. Che la battuta lunga dentro, libera la difesa dell'uscita 15, rischia tanto in questo caso la sconformazione bianconera, c'è però Masci, controllo buono di fronte di Matteo. Volponi, una finta, poi dovrebbe provare a scaricare su qualcuno, l'unico è Bozzoni che carica il sinistro con deviazione, ultima credo di Paoletti, ma la palla esce sul fondo di un niente. Sbaglia in impostazione l'Udinese con Beffa che poi la recupera in un secondo momento, ma è finita l'uscita 15, ne rifila 4 ai bianconeri, finisce 4-2, una partita bella e divertente al Doria, grazie da Leo Talusi per l'Esport Academy, a presto.